Allora, sindaco di Ricati, sindaco Giulia Russo, insomma, iniziativa veramente importante e nazionale oggi qua a Capo Vaticano. Come sindaco di Ricati, protagonista di quel brutto fatto che è successo dei due ragazzi omosessuali, insomma, importante, si vede la partecipazione della regione. Sì, questo è un evento importante, un segno, come ho già detto prima, di civismo, di solidarietà, di grande rispetto dei diritti civili, quindi un evento importante che dimostra che i calabresi ci sono, che la regione Calabria è presente e che diciamo, lotta e lavora sul rispetto dei diritti civili. La presenza del consigliere Mirabello, ma soprattutto la presenza del prefetto, di sua eccellenza il prefetto per il comune di Ricati e per tutta, diciamo, la Calabria è un segno importantissimo, perché rappresenta lo Stato e il governo, quindi la tutela dei diritti civili al massimo livello, credo. Ricordiamo una cosa importantissima, che il fatto che è successo, il fattaccio, lo chiamo io, non era opera di un imprenditore albergatore, bensì da una affittacamere, neanche residente a Ricati. Infatti non è un imprenditore turistico, è un cittadino non residente a Ricati, titolare di un'abitazione qua nella località di Santa Maria, che ha all'interno del proprio giardino una dependance che affitta a turisti, insomma, nel periodo estivo, ma non è titolare di una licenza commerciale e quindi non può qualificarsi imprenditore turistico come tale. Certamente noi abbiamo ritenuto importante sottolineare, dissociarci da questo gesto, perché appunto rappresenta un episodio isolato e che non, diciamo, si identifica con quello che è il pensiero dei cittadini di Ricati e di tutti i calabresi. Lei, sindaco, prima, mentre parlava, diceva: durante il mio mandato dovrò fare tante cose. Insomma, cosa ha fatto e cosa farà, e cosa che non c'è ancora per quanto riguarda la disabilità qui nel comune di Ricati? Dovremmo intanto, come ho già detto, abbattere tutte le barriere architettoniche per consentire un più agevole accesso alle spiagge, che in questo momento, devo essere sincera, purtroppo non c'è. Lo stesso deve avvenire all'interno delle scuole e di tutti i fabbricati pubblici che noi abbiamo. Già, per esempio, abbiamo realizzato a Santa Domenica di Ricati un museo che sarà aperto, spero, prima di Natale, e lì abbiamo non solo un ascensore, ma tutte, diciamo, la possibilità perché i portatori di handicap possano avere un accesso agevolato. E lo stesso dovremmo fare per tutto il resto. Insomma, ci sarà parecchio da lavorare, però ce la mettiamo. Io gli voglio fare i complimenti innanzitutto e un in bocca al lupo, e poi auguri per l'infortunio che gli avrei rovinato l'estate. Fare il sindaco in gestato non sarà facile l'estate, proprio a Ricati. No, Ricati è difficilissimo, è un comune difficile da amministrare, poi in queste condizioni è ancora peggio, però non mi ferma, diciamo, un gesto. Una settimana sono stata costretta perché il medico me l'ha imposto, dopodiché non, anche con le stampelle, con tutte le difficoltà del caso, però vado avanti e devo continuare il mio mandato, insomma, soprattutto in questo periodo, perché non posso abbandonare gli altri assessori e i consiglieri che mi accompagnano in questa difficile amministrazione. Tanti auguri per quello che ha fatto e per quello che farà nel suo futuro. Grazie, grazie a voi e grazie a tutti i partecipanti e a tutti quelli che hanno organizzato questo evento, che rappresenta, lo ripeto, un evento importante per Ricati, ma per tutta la Calabria in genere e per l'Italia, visto, diciamo, l'importanza mediatica che ha avuto. Grazie. Prego.